è stato il primo veicolo della nuova gamma crossover di Renault e, forte dell'importante successo di mercato ottenuto, nuovo Captur si rinnova puntando dritto al cuore di chi vive la città con spirito d'avventura. Nuova Captur diventa Captur Plus, più design per un look ancora più crossover. Sempre più in linea con il French design, nuovo Captur conserva le tinte B-Style e allarga le possibilità di personalizzazione con 4 nuove tinte esterne. Abbiamo l'arancione Atacama, il blu petrolio, il nero ametista e il bianco nacré, e una nuova tinta per il tetto, il grigio platino. Diventano così 30 gli abbinamenti per far vivere nuovo Captur. Ma è anche con la nuova firma luminosa anteriore e posteriore C-Shape a LED che il nuovo Renault Captur attirerà tutti gli sguardi. All'interno dell'abitacolo cresce la qualità. Arriva il materiale Soft Touch interni color, si rinnovano anche il volante e la leva del cambio, così come i pannelli delle portiere, che sono stati ridisegnati per integrare armoniosamente i comandi. L'abitacolo si trasforma poi in un vero e proprio auditorium grazie al sistema audio premium Bose, che regala un livello di realismo sonoro simile a quello di una performance musicale live, resa possibile da un sistema con 6 casse altoparlante ad alta definizione e un subwoofer nel vano bagagli. Captur realizza il perfetto connubio tra stile e funzionalità grazie all'Easy Life, innovando il segmento delle vetture urbane. Tra i sistemi infotainment viene introdotto il sistema R&Go, che si aggiunge a Smart Nav Evolution e R-Link Evolution. Grazie a quest'ultimo, Captur può beneficiare dei servizi connessi e di uno schermo capacitivo da 7 pollici che integra navigatore con infotraffico in tempo reale, connettività 3G e Bluetooth, la lettura di media, foto, video e le applicazioni di R-Link Store, oltre alla gestione dei dispositivi di assistenza alla guida. Per la prima volta, inoltre, R-Link Evolution è compatibile anche con Android Auto e Apple CarPlay. Ricco anche l'equipaggiamento dei sistemi ADAS, a cui si aggiunge per la prima volta il sensore angolo morto, il Blind Spot Warning. Sono 4 sensori che individuano la presenza dei veicoli che entrano nell'angolo morto dei retrovisori, compresi i veicoli a 2 ruote, rendendo così la guida più sicura per tutti. Altra novità, l'Easy Park Assist, che facilita il parcheggio senza mettere le mani sul volante. Con il nuovo Captur debutta sul modello la stilosissima versione Initial Paris, che si distingue per una griglia della calandra cromata esclusiva, schi anteriori e posteriori che beneficiano di un trattamento specifico. La versione Initial Paris propone una gamma di tinte specifiche che nasce dalla combinazione con il nuovo nero ametista e cerchi esclusivi Initial da 17 pollici. All'interno mostra un ambiente esclusivo con sedili riscaldati in pelle nappa, un volante in pelle nappa pieno fiore, numerosi elementi cromati e la plancia, i pannelli, portiere, rivestiti in pelle. Il nuovo Captur permette di scegliere il propulsore più adatto alle proprie esigenze, con motorizzazioni diesel o benzina. Sono 2 motori diesel, ad iniziare dall'Energy DCI 90 cavalli, disponibile con trasmissione manuale o automatica, e l'Energy DCI 110 associato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti. Dotato dello stop and start e del sistema di recupero dell'energia in frenata e in decelerazione. I propulsori benzina offerti sono invece l'Energy TCE 90 con trasmissione manuale, ora guidabile anche dai neopatentati, e l'Energy TCE 120 con trasmissione automatica o nella nuova versione con cambio manuale a 6 rapporti. Nuovo Captur, Capture Life.